to vůbec možné a šlechetné, aby člověk vstoupil do řádu jen tak náhodou? A já na to odpovídám, no, život je plný náhod. Byl zamilovaný do literatury a tak jsem šel do Brna na univerzitu studovat latinu a češtinu. Jenomže pak přišla okupace. Bylo právě zavření vysokých škol. Mě měli odvést do koncentráku, ale rozkaz byl do 20 let a mě scházel měsíc a gestapo bylo přísný německy, tak mě pustilo domů, až mě scházel měsíc. No a teď co dělat? Školy byly zavřené a všecko. Tak jsem pracoval v továrně na kávové mlýnky, abych nemusel na práci do Německa, ne? No, ale pak můj společník povídal, heleď, tam u jezuitu je to otevřené ještě, že bychom to tam zkusili nějak. L'impostazione di teologie di padre Spidlick penso che all'interno del mondo moderno è davvero qualcosa di sorprendente. Noi siamo abituati a partire da qualche presupposto filosofico. Lui parte con un titolo La vita in Dio. Ecco, il punto di partenza è la vita. E come dice Giovanni, questa vita è la luce degli uomini. E questa vita è la verità, perché questa è la vita della Trinità, è la vita della comunione. Anzi, come Spidlick ci ricordava diverse volte, la comunione, propriamente detto, appartiene solo a Dio, cioè è la vita di Dio. Non ci può essere uno studio della teologia che non parta dall'esperienza reale, concreta, anche in questo caso, feriale della carità. Cioè la novità di una formazione teologica che non si riduce alla semplice acquisizione di qualche nozione, a una competenza teologica o tecnica, ma che parte dal vissuto e dalla vita. La vita vissuta nella carità è la condizione per parlare di Dio che è carità. La società oggi è organizzata secondo le idee precise. Il risultato è esclusa la persona perché la persona è irrepetibile. Come se il bello fosse ciò che possono dipingere tutti. Dunque la persona è individuale e come si unisce? Per mezzo del colloquio e dell'amore. E l'amore è il primo fondamento della verità. In lui c'era non soltanto il professore erudito, molto preparato, così era perché i suoi libri sono la testimonianza di una grande cultura, di una grande preparazione, ma lui era un maestro e perciò più che neanche gli argomenti, i temi, colpiva il modo in cui lui insegnava. Poi conoscendolo attraverso anche l'ascolto delle sue lezioni ho capito che tutto dipendeva dal centro della sua teologia che ruotava sulla Trinità e perciò sulla comunione delle persone vive a cui lui faceva risalire anche il principio della conoscenza. Si può conoscere soltanto se si è in relazione. La verità si svela soltanto se si entra in una comunione. Padre Spidlick diceva che nella vita eterna sono le relazioni. Il fatto che Centro Aletti abbia promosso questi incontri con persone artisti di diversa provenienza, di diversa cultura, di diversa formazione, significa aver colto questa intuizione in tutta la sua pienezza.
l'arte non può venire dall'uomo solo. Anche l'arte si deve raccogliere, come si raccoglie la vita. E mi ricordava, dice, vedi Marco, quando ci siamo conosciuti, tu cercavi di dare la forma alla tua arte. E poi io ti ho convertito. Lui sempre si vantava che mi ha convertito. E ha ragione. Non cercavi più di dare la forma, ma di trovarla, di accoglierla. Oltre ai ricordi, vivendo qua a Centro Reti con Padre Spildik, che sono bellissimi, c'è una cosa che Padre Spildik ha lasciato e sempre diceva. È una cosa che lega la teologia, iconografia e l'arte. Queste cose insieme fanno una cosa sola. Noi artisti siamo così diversi, tanti paesi da tante culture. Che può dire su questa cosa? Io dico, guardi, la musica ecclesiale all'inizio era corale, tutti a una voce affinché tutti abbiano lo stesso pensiero. La musica orientale ha quattro voci, cioè ognuno è diverso eppure cercano di trovare armonia. E anche le icone non mescolano i colori. Il rosso diventa rosso, blu diventa blu, ogni colore è suo, ma insieme devono fare l'armonia. Questo è lo mosaico vero. E possiamo dire che Centro Aleti è un buon esempio di collaborazione. Si vede in quelle mosaici, tipi mosaici. Io credo che la teologia che si sposa più con l'arte è anzitutto una teologia che non è concettuale, è una teologia esperienziale, è un'esperienza nello spirito di Chiesa, di vivere come corpo di Cristo. E io credo che Padre Spildik questo ha saputo farlo molto bene, come una sintesi di quello che si viveva nel primo millennio in tutta la Chiesa, che era proprio così, una teologia che si viveva, che non era tanto pensata ma vissuta. Anche nella nostra arte, che noi facciamo qui al Centro Aleti, attingiamo a questo pensiero di Padre Spildik, nel senso che cerchiamo di riscoprire la grande tradizione cristiana, Bisanzio, Romanico, Primo Gotico, non riproducendo questo come un fossile, però interpretando questa tradizione nel linguaggio di oggi, nel linguaggio dell'uomo contemporaneo. La mia esperienza nel fare il volto dei mosaici è un'esperienza un po' paradossale, perché se è vero che noi facciamo il mosaico, tagliamo le pietre, prepariamo il materiale, no? Il mosaico, io metto gli occhi, ma io vedo che è lui che mi guarda. Io metto gli orecchi, ma vedo che è lui che mi ascolta. E allora non è tanto che io faccio che è vero, ma è qualcosa che vivo come un'accoglienza. Quindi il mosaico diventa non semplicemente una parete decorativa per abbellire una chiesa, ma diventa, diciamo, un autoritratto della chiesa. Viviamo questo spirito che ci ha lasciato Padre Spildik proprio in questo modo, di vivere uno. Teologia, spiritualità, vita, tutti insieme per la Chiesa.
lui amava sempre questa eterna memoria, no? Eterna memoria che è anche nella liturgia slava. Che vuol dire? Vuol dire che tutto quello della nostra vita che noi viviamo in questa comunione con Dio diventa vita eterna. E questa vita, proprio perché è comunione, non è una vita che è fatta a cassettini, non è una vita dove appunto da una parte c'è lo studio, da quell'altra c'è che tu devi preparare da mangiare, da una parte c'è la preghiera, da quell'altra ci sono le relazioni, ma è una vita organica. E per questo lui amava tanto sottolineare questo aspetto del cuore, perché il cuore, come nel corpo è l'organo centrale che manda il sangue da tutte le parti, è appunto questa realtà che è il custode della tutt'unità. Il cuore si fa sentire quando si spezza l'unità, quando si infrange l'armonia, quando si esagera su un punto. E per lui il problema di teologia moderna, come spesso dicevo, è proprio l'assenza del cuore. Allora si esagera su una cosa, si vede unilateralmente solo un'altra cosa, eccetera, ma non si riesce a tenere insieme le cose. Říkal, to je sentimentalismus slovanský. Víra je v rozumu, osvěcuje rozum. No ale časem se to tady všechno vysvětluje, co to srdce doopravdy znamená, že to není jenom sentimentalismus, že to znamená celistvost celého člověka a celistvé chápání, nejenom částečné a tak dál a tak dál. Lui è stato creato cardinale, ma per moltissime persone lui è rimasto innanzitutto padre Spidlik. E quindi associo lui innanzitutto proprio alla paternità spirituale. E in fondo il padre spirituale non è uno specialista di qualcosa, ma appunto, come dice la parola, è un padre, cioè è colui che conosce il cuore degli uomini e delle donne, conosce Dio e si mette tra gli uomini e Dio affinché ogni uomo, ogni donna possa arrivare a conoscere che Dio è Padre e affinché ogni uomo e ogni donna possa scoprire in sé questa vita di Dio che benedice, che feconda, che crea, che rende nuove tutte le cose. Spesso ci si lamenta perché nella Chiesa sono in crisi le vocazioni. Allora dietro questo travaglio che la Chiesa vive io vedo fortemente l'invito e Padre Spidlik è stato proprio una testimonianza forte di questo, a riscoprire come sacerdoti o come religiose per le donne la paternità e la maternità spirituale. Dalle visceri della terra si innalza al Padre in cielo, illuminando il mondo, l'universo, la storia e la vita. Ho conosciuto questa comunità del Centro Aletti e ho potuto così anche incontrare Padre Spidlik. E la cosa così che all'inizio, e tuttora insomma mi porto nel cuore perché mi ha colpito, è stato l'intuire come questo uomo fosse davvero un uomo di Dio. E allora a me sembra che l'eredità di Padre Spidlik, ecco, possa darci davvero modalità relazionali, modalità di come essere nella Chiesa e nel mondo, da donne che davvero sono con il cuore in Dio e nello stesso tempo attente alla persona, attente a dove sta scorrendo la vita e quindi a favorirla. In Padre Spidlik viveva la Chiesa. Ascoltare Padre Spidlik significava entrare in una comunione, in una seduta dove ci si presentava e dice: questo è Basilio, amico mio, questo è Gregorio Nazianzeno, questo è Efrem il Siro, questo è Soloviov, questo è Berdiaev. Cioè in lui vedevi tanti volti, sentivi tante voci, e quasi fisicamente Spidlik comunicava la Chiesa, cioè la comunione di tante persone. Perciò lui non poteva capire che per teologo significa
non citare tutti quelli che si è in comunione, ma solo quelli di quell'epoca, solo quelli che sono su questa zona culturale, solo quelli che hanno trattato questo oggetto. Lui non capiva questa cosa, ma com'è possibile? È impressionante, sembra in realtà che lui scompaia, no? Perché fa parlare gli altri, no? Fa parlare questi autori, questi teologi, questi padri, questi santi. La teologia della vita nuova è questo pensare a partire dalla vita, il cercare le parole per dire quello che Dio ha fatto di noi, che ci ha redenti facendoci una cosa sola col suo figlio, no? Riempiendoci dell'amore del suo figlio. E credo che la grande intuizione di Padre Spidri sia stata quella di riattingere alla patristica, no? Per imparare dai padri a pensare secondo la vita nuova, perché questo è stato il loro grande contributo dei padri, no? Quello di leggere la vita in un contesto che non era cristiano, a partire dal fatto che siamo figli di Dio. Un'eredità di Padre Spidli che per me è stata fondamentale sia a livello personale che come proposta alla parrocchia è il tema della purificazione. È una di quelle prassi della vita spirituale che quando manca non permette alla persona di arrivare alla contemplazione, di avere discernimento e quindi di rimanere sempre un po' vittima di certi pensieri, di certe tentazioni. Aiutare le persone ad arrivare alla riconciliazione, e cioè a fare un'esperienza così radicale del perdono, della misericordia, che disseppellisce quella vita nuova che era sepolta a causa del fatto che si vive secondo la logica del mondo, ma anche che si può arrivare a vivere, come credo che sia in molti casi, una religione come affermazione di sé. E allora serve veramente una prassi di avviamento alla riconciliazione. Ale já říkám, žat je něco velice důležitého. Ten je vážnější než všecká vážnost. Víte proč? Protože my jsme v nebezpečí částečnou věc absolutizovat. Proto totalitární režimy nesnášejí žarty. To je, a dosti z toho říká žart, to znamená, že žart to trošku zredukuje. E lui preferiva la via del humor, perché scacciava i demoni con humor e anche pensieri cupi, che sono poi per padre Spidli pensieri eretici. Padre, lui sempre mi dice, qualche volta che siamo andati da qualche parte, no? Alla fine dice così, basta che ci amate e va. Sì, questo è bello, ma amore significa fare, non solo parlare. Lui ci teneva molto arrivare ai 90 anni, perché diceva che dopo i 90 in genere ne muoiono pochi. Padre Spidli che è arrivato agli ultimi anni della sua vita come persona più libera, più aperta, più malleabile. Veniva fuori questa bontà, questa serenità, questa fanciullezza.